Bene ragazzi, allora questo è un problema molto importante perché capiamo bene quando usare la conservazione della quantità di moto e quando no. Allora, intanto noi abbiamo una donna, mi rifaccio alla canzone della donna cannone, in cui si trova all'inizio in un cannone, poi viene lanciata con un certo angolo. Capiremo che quest'angolo crea problemi. E l'angolo lo sappiamo, nel nostro caso possiamo dire che fa 30 gradi e non perdiamo di generalità. E poi sappiamo la massa del cannone, che stimiamo sui 1000 kg, e la massa della donna, che stimiamo sui 50 kg. Allora, sappiamo anche la velocità della donna in modulo, ok? Perché viene lanciata, adesso non voglio creare problemi, quindi lo mettiamo subito in metri al secondo, viene lanciata abbastanza forte, viene lanciata ai 50 metri al secondo, che comunque sono i 180 km all'ora. Quindi la domanda è: cos'è che secondo voi si può calcolare? La velocità di chi? Del cannone. Si potrà calcolare oppure no? Vediamo. Nel senso che intanto, vabbè, è un'esplosione. Quindi uno dice: facciamo la conservazione della quantità di moto. Il problema è che qui siamo in due dimensioni. Beh, ragazzi, la quantità di moto è un vettore, per forza che. Perché siamo in due dimensioni? C'è un angolo e la velocità va scomposta. Quindi la prima cosa da fare subito è scomporre la velocità nelle sue componenti. Vabbè, niente di pericoloso, nel senso che allora la velocità della donna cosa farà lungo le x e lungo le y? Intanto, se le scompongo saranno entrambe positive, entrambe negative, dal punto di vista del segno. Positive perché scomposta la velocità della donna andrà sia a destra che in alto. Quindi calcoliamo VD. Devo fare quindi 50 il modulo per il coseno dell'angolo per trovare la x, quindi il coseno di 30, e 50 per il seno di 30 per trovare la componente verticale. Ditemi quanto viene, che li mettiamo subito nei dati. Il seno di 30 è un mezzo, quindi allora, e la cifra dopo? Bene, quindi facciamo che VD lungo X vale 43,3 metri al secondo. E l'altro 25. Quindi, ovviamente, essendo un vettore, devo fare la scomposizione. Quindi 50 adesso, ragazzi, non si usa più. Si usa 43,3 e 25 metri al secondo. Ora, quindi 1 alla fine mi ricostruisce un attimo il disegnino. Nel senso che cancelliamo 50 da qua perché non serve più, ma cancelliamo anche 50 da qua. Nel senso che allora tutto sto disegno qua, cosa mi diventa? Mi diventa una persona, un pallino, diciamo, che va un po' di qui, quindi una pallina di massa 50 kg, che mi va di qui con una velocità che ho chiamato V di x e mi va su con una velocità che ho chiamato V di Y. Quindi già la donna è diventata un pallino nel suo centro di massa che va a due velocità, una sulla X e una sulla Y. Niente di che. Sono le velocità finali. Ragazzi, secondo voi è facile o difficile calcolare la quantità di moto all'inizio? È una baggianata. Perché? È nulla. Ragazzi, non c'è nulla che si sta muovendo? La velocità di qualsiasi corpo è zero. Quindi, se io voglio esprimere la quantità di moto all'inizio, dico semplicemente, quindi all'inizio, la quantità di moto, PI, fa, allora, PIX fa 0 e PY fa 0, è tutto fermo, che è una cosa tipica delle esplosioni, no?
vi mettete nel centro di massa del corpo, lo guardate, lui esplode, ma all'inizio è tutto fermo. Okay? Ecco, il problema è in PF, cioè problema fino a là, perché la domanda è: il cannone ha la libertà di muoversi in due dimensioni o no? No, ecco, questa mancanza di libertà di potersi esprimere crea un problema, ok? E come vedremo poi romperà la possibilità di conservare la quantità di moto. Quindi questa impossibilità di andare dove vuole, volendo conservare la quantità di moto, lei non può. Perché non può? Perché visto che la donna va in alto, il cannone per bilanciarsi dovrebbe andare in basso e sprofondare nel ghiaccio. Se il ghiaccio resiste, ok, succede qualcosa di drammatico. Beh, intanto il cannone non cade nel ghiaccio, quindi magari non perdi la somma economica, però drammatico dal punto di vista fisico. Nel senso che il cannone, secondo voi, andrà verso destra o verso sinistra, comunque? Verso sinistra, ma visto che la velocità è inconita, lo mettiamo verso destra e ci aspetteremo una velocità negativa. Questo è fondamentale, altrimenti... Quindi, noi diciamo, il cannone andrà di qua anche se mi aspetto che andrà di là. Come la chiamiamo? V-cannone. VC. Quindi, ragazzi, mi sapete dire quanto vale PF lungo la X? Quanto vale? Devo fare... Lungo la X ho due corpi che vanno lungo la X, no? Ho il cannone che va lungo la X ed era... Allora, la sua massa, 1000, per VC, la potete chiamare anche X come incognita, però qui almeno quando troviamo VC sappiamo che cos'è la velocità del cannone, è un'incognita. Più qualcosa o più zero? Più 50 per V di X, perché è più la massa della donna che faceva 50, per la velocità, attenzione, io qui mi sono messo gli occhiali della X, quindi chiacchierò solo con la X, che faceva 43,3? Sì. Ok, adesso poi mi dite quanto fa questo valore qui, 50 per 43,3. Anzi, ditemelo subito. A parte che farà 86, 2165. E fino a qua. Tanto ragazzi, il problema si sviluppa sulle X o sulle Y, secondo voi qua? Sulle Y, perché il cannone non può sprofondare sulle Y. Sulle X non c'è nessun problema, cioè sulla X il cannone può viaggiare sul ghiaccio, non c'è attrito. Sulle Y cosa succede? Il cannone non può muoversi sulle Y, è bloccato, quindi è zero. Più? 50, che è la massa della donna, per 25, che è V di Y. Quindi mi dovete dire quanto fa 50 per 25. 1250. Più 0, 1250. Allora, uno qui vede già una cosa. Che la quantità di moto all'inizio fa 0, lungo le Y. Adesso guardo solo le Y. Guardate. All'inizio fa 0, alla fine fa 2000 e 1250. Si conserva? Cioè si vede a occhio che non si conserva, no? Fa 0 e poi fa 1250? E questo è proprio legato al fatto che non si conserva la quantità di moto lungo le Y. Questo è molto importante, questo era l'esercizio. La quantità di moto non si conserva lungo le Y, perché il cannone non può, a causa della presenza del suolo, andare lungo le Y, non può cambiare posizione lungo le Y. Ma ragazzi, quando non si conserva, adesso andiamo avanti, quando non si conserva una quantità, la quantità di moto, è perché è presente una forza esterna. Bravi. Allora, qui c'erano già le forze esterne, giusto? Però si controbilanciavano. Tipo, all'inizio, c'erano tre forze esterne. C'erano le forze peso di lui e di lui,
e la reazione vincolare che si sviluppava sui chiodini del cannone, però comunque ce n'era soltanto una, su. Quindi non è che non c'erano forze esterne, è che all'inizio si controbilanciavano. Alla fine queste forze esistono ancora, ok? Solo che adesso c'è una forza in più, non controbilanciata da niente. Perché a un certo punto il cannone, immaginate, vorrebbe andare verso il basso, quindi spinge verso il basso, come se pesasse di più. Ok, cioè se tu mettessi il cannone lì sulla bilancia, a un certo punto vedi che la bilancia segna di più, no? E perché? Cioè questa forza esterna spinge verso l'alto o il basso? Alto. Allora, allora, vediamo questa forza. Questa forza intanto chi la crea? Il cannone o il ghiaccio? Il ghiaccio. Il ghiaccio risponde, dice no, tu non puoi andare giù, perché io ti tiro su. E quindi avete già risposto alla domanda. Questa forza che nasce esterna è verso l'alto, perché il ghiaccio sente una cosa che pesa di più, perché viene spinto e lui dice no, io rispondo creando una nuova forza, che è una forza, si può dire, una reazione vincolare aggiuntiva, no? Pesi di più, io ti tiro più su. E uno dice, non ci sarei mai arrivato che andava verso l'alto. Ok? E beh, ma si può calcolare, si può vedere se andava verso l'alto o il basso. Perché? Perché? Io adesso le y le tolgo, perché tanto qui non si conserva la quantità di moto. E ragazzi, come se uno sa le quantità di moto, può ottenere la forza? C'è un legame? Con l'impulso. Allora, vediamo un attimo. Allora, cosa dice l'impulso da una parte? Da una parte dice che se la forza è costante, uccidiamo il concetto di integrale, la forza diventa semplicemente F delta T. Dove delta T che cos'è? È il tempo di tutto il volo della donna del cannone o è solo il momento, la durata dell'esplosione? È solo la durata dell'esplosione, quindi solitamente sono sempre dei millisecondi, no? È il momento di distacco. Ma dall'altra parte l'impulso non è mica la quantità di moto finale meno quella iniziale. Ecco. Ragazzi, in questo modo che è collegata la quantità di moto con la forza attraverso l'impulso. Ora, sulle x questo problema non c'è. Perché sulle x la quantità di moto si conserva. Non c'è nessuna risposta del ghiaccio lungo le x. Quindi questo problema, nel senso che sulle x la forza fa 0 esterna, l'impulso fa 0 e PF è uguale a P. Quindi PF meno P cosa fa? 0. Cioè sulla x questo problema non c'è, 0 uguale a 0 uguale a 0, conservazione. Quindi questo problema me lo pongo solo sulle y. Quindi mi metto gli occhiali delle y e riscrivo questa cosa qua. Ditemi voi, se mi metto gli occhiali della y cosa vedo? P F lungo la meno, tolgo i vettori perché mi sono messo gli occhiali, ho proiettato i vettori sull'asse delle y, quindi meno PI uguale all'impulso solo lungo la y, uguale alla forza lungo la y per il tempo. Ragazzi, io di queste cose cosa so? PFY l'ho calcolata, era quella che faceva 1250? Meno 0. PIY l'ho scritta prima, faceva 0. Quindi questa quantità so quanto fa. Fa 1250. Quindi l'impulso lo so, fa 1250 chili per metri al secondo. La forza so quanto fa, sì o no? No, perché non so il tempo dell'esplosione. Ma se io ti dicessi che l'esplosione è durata un millisecondo, tu potresti anche trovare la forza con cui il ghiaccio risponde. Ma a parte questo, ok, quindi la forza è semplicemente 1250 diviso il tempo, ma c'è una cosa importante. È positiva o negativa? È positiva. È questa lì. Cioè la forza è più
1250 lungo, scusate, diviso delta t. È positiva, quindi vuol dire che va verso l'alto. Quindi se io chiedo ma va verso l'alto o il basso, voi dovete dire, prof, calcoliamo PF e P e glielo dico. Quindi, lungo la Y non c'è conservazione della quantità di moto perché c'è un vincolo. Il cannone non può sprofondare nel ghiaccio. Invece lungo, adesso è facile, lungo la X c'è la conservazione della quantità di moto perché non c'è nessun vincolo, nessuna forza strana. E quindi uguaglio PIX a PFX. Quindi lungo le X c'è la conservazione della quantità di moto, tanto per capirci. E cosa scrivo? Che PIX è uguale a PFX. Adesso ditemi cosa viene, nel senso che PIX fa 0. Allora, esatto, è un'equazione di primo grado. Adesso voglio vedere se c'è qualcuno in grado di sbagliarla. Quindi, sposto di là 2165, così viene meno 2165, divido per 1000, e quindi cosa viene la velocità del cannone? No, non 2. Ragazzi, la cosa più importante era il meno. Meno, e infatti andava a sinistra, 2,165 metri al secondo. E l'esercizio è chiuso. Quindi la risposta è che comunque la velocità del cannone va verso sinistra, giustamente, con una velocità. E quindi da questo esercizio ho trovato sia la forza con cui il ghiaccio risponde, sia la velocità con cui si muove il cannone. E beh, c'erano due dimensioni o due incognite. La forza e la velocità.